Allora, quindi ricominciamo sempre su questo filo conduttore dello straniamento, dello straniero e delle nuove possibili forme di radicamento e di scambio e di arricchimento e di trasformazione del nostro sé. Allora, all'inizio del 2012 mi vengo invitato da Chan, che è uno spazio no profit di Genova, da curatore Stefano Taccone, a fare un intervento nell'ex ghetto ebraico di Genova, che in realtà è stato ghetto ebraico per un periodo molto breve, che sono le zone subito sopra via del Campo Celebre. Delimita uno dei confini di questa zona. Si chiama anche la Croce Bianca ed è un dedalo di vicolini. È un quartiere piccolo in realtà, ma densamente abitato, in cui tendenzialmente i genovesi non passano, anche se spesso è la via più breve per passare. Ora io non mi ricordo il nome delle strade, comunque come scorciatoia sarebbe funzionale. In realtà le persone non ci passano perché effettivamente è abbastanza inquietante perché c'è un conosci, sì. È proprio c'è un microcosmo conflittuale che vive in questo luogo. Al piano terra ci sono immigrati che vivono in condizioni estreme perché a volte non hanno l'acqua, non hanno il riscaldamento, sono umidissimi. Molti di loro sono del Nord Africa, Monte del Marocco. Vivono magari in 5 uomini in 2 stanze, cioè è una situazione abbastanza. Poi ci sono le transessuali che vivono lì da prima degli immigrati e hanno un senso di appartenenza forte e considerano un po' l'arrivo di questi in modo molto negativo. Anche perché poi c'è un conflitto. Un clash, civilization, sia dal punto di vista, c'è un conflitto su base religiosa, diciamo, perché c'è una moschea anche lì, informale, è una stanza con tante stanze sotto, immagino, perché il venerdì si vedono proprio entrare fiumi di persone e spariscono dentro questa stanzina, quindi evidentemente c'è. E quindi loro vedono molto male la presenza di queste operatrici, no? Sessuali. Perché loro lì hanno degli specie di loro studio, diciamo. Non vivono lì, lavorano lì. Ed è una prostituzione vecchia, storica, appunto, De André. In qualche modo sono viste male da chi invece considera quello un luogo prossimo, un luogo di culto. Dall'altra parte, quindi, in più c'è una specie di transfobia da parte di questi immigrati marocchini nei confronti loro, e dall'altra parte c'è una islamofobia delle transessuali nei confronti degli immigrati musulmani. Quindi c'è una specie di. Già su queste due comunità. C'è un odio reciproco. Poi ci sono gli eroinomani, altra grande categoria sociologica genovese, che si vanno a fare nel vicoli. Loro ovviamente sono odiati sia dai buoni musulmani che dalle transessuali, perché gli eroinomani stanno generalmente antipatici a tutti. Perché poi rendono insicuri i vicoli, allora i clienti non vanno più dalle prostitute perché ci sono prostitute transessuali, perché ci sono i spacciatori e quelli che si bucano, e poi ci sono invece le famiglie degli immigrati dall'Ecuador, che magari stanno nei piani un po' sopra, che anche loro vorrebbero vivere in un quartiere diverso, e poi ci sono gli italiani, i bohemien dell'ultimo piano, come vengono definiti, che sono i quartieri, le case più belle, dove sono bellissime, i piani alti della Croce Bianca sono. Quindi in questo piccolo mondo c'è una specie di microcosmo conflittuale e mi si chiede in qualche modo di affrontare questa. C'è una specie di commissione in qualche modo. Questo progetto è interessante perché è un progetto che mi
mi è stato proposto con una temporalità abbastanza ristretta e con anche una circoscritto spazialmente e anche con una sorta di tematica. Quindi è un po' come se ti dicono di fare un piatto con 5 ingredienti, devi inventarti qualcosa, no? Era un po' una specie di sfida, per me è stata un po' una sfida su un terreno quasi impervio in qualche modo, perché è difficile, no? Io spesso lavoro su tempi lunghi, serendipità. Serendipità è una parola che credo coniata in ambito antropologico, serendipity, che è un po' l'incontro casuale, la progenerativo. E quello è un aspetto importante nel mio lavoro in genere. Però chiaramente anche lì spesso ho bisogno di un po' di tempo per germinare questa. Allora, in qualche modo, il tema era appunto l'abuso di droghe, genericamente era questo. Che mi aveva interessato, perché è un argomento interessante. E l'ho proposto di spezzare questo progetto in due pezzi. Uno, fare quindi una specie di di mini fieldwork, poi di lasciar passare un po' di tempo e poi di fare l'intervento finale. Così ho ovviato all'impossibilità di stare lì 3 mesi, no? A un compromesso. Spesso devo lavorare su dei compromessi, no? Altrimenti farei antropologo. D'altronde le modalità di produzione condizionano il nostro. Ci condizionano, no? Se quello è, se c'è quel budget, se ci sono quei tempi, se c'è quel tipo di specificità spaziale e antropologica, vediamo se si riesce a fare. Quindi ho fatto prima. Quelle condizioni socio-economiche, no? Che intervengono nella pratica dell'artista direttamente e Sì, anche delle modalità di produzione. Magari fino a qualche tempo fa c'erano residenze di lunga durata che magari avevano anche un budget di produzione finale, adesso la maggior parte delle residenze hanno durata inferiore e magari si chiede di lavorare più sul piano relazionale che sul piano della produzione materiale. Anche per questioni economiche, Sì, non soltanto concettuali. Questo è interessante No, tra l'altro questo è un po' il sottinteso di questi giorni, ma la pratica della produzione in residenza è una condizione di produzione che spinge molto l'arte in prossimità dell'antropologia, no? Ed è un modo di produzione, mi sembra, in crescita, no? Quindi queste cose sono cruciali. Allora, cosa succede? Che io in questo luogo un po' desolante, in ospitale, con questi conflitti, così, qui forse la serendipità è. Gironzolavo per queste strade, qui in via Pre. Via Pre, no? Sì. E alla fine vedevo tutte queste signore senegalesi che, con queste ceste misteriose, non si sapeva cosa c'era dentro. E piano piano ci ho fatto amicizia, parlando un po' italiano, un po' francese. Lì c'è una grande comunità senegalese, non nei vicoli, ma subito fuori. Ho tirato un po' il field, perché no? ma di 100 metri. Però Genova è così, cambia tutto da una strada all'altra. Questo è il continuo di Via del Campo. E c'è proprio un mondo molto più vivace, c'è tutte queste comunità bettoline, street food dal Senegal, dal Marocco. Ed è considerata una zona abbastanza pericolosa anche quella, insomma. Comunque, interessante che i genovesi vanno solamente a mangiare in un lì vanno sempre a mangiare in un ristorante messicano, che è l'unico che non è frequentato da una comunità di immigrati. Quindi è molto interessante questa cosa. Tendiamo sempre a cercare l'etnico rifinito. Mentre ci sono cucine fantastiche regionali, c'è il piatto, si può mangiare c'è Bujan, che è il piatto nazionale senegalese, per 5 euro, è un'esperienza extrageografica. Insomma, io faccio amicizia con queste signore e piano piano mi impadronisco di queste cose che loro vendono. Me ne impadronisco fisicamente, le assumo
E poi me ne impadronisco anche a livello formale perché le riformalizzo in qualche modo. Anche qui voglio fare dei poster. Quindi anche in questo caso cioè, sono queste procedure di reinterpretazione formale che servono, hanno una finalità che è quella di cui poi vedremo cosa succederà con questi poster. Questi sono degli spazzolini da denti. Questo è un elastico che li tiene insieme. E servono. Sono delle piante che hanno delle componenti antibatteriche. E dopo un po' che li tieni in bocca si sfibrano e diventano proprio delle specie di spazzolini. E poi ci giri sempre. Infatti, ci sono tutti sia nordafricani che senegalesi che gironzolano con questi perché è diffuso sia nel Maghreb sia nel Senegal. E ti lavi sempre i denti durante tutto il giorno. E quindi mi colpiva questa cosa, questo aspetto di cura del corpo, no? In un luogo che si presenta come un po', no? L'uso di droghe è altissimo in quelle zone lì, droghe pesanti. Fumano l'eroina, credo. Ci sono tutte le ditate sui muri. L'iniezione sembrava, da quello che ho visto, da bambino ricordo le siringhe per terra, no? Negli anni 80. Invece in questo luogo qui c'erano tutte le ditate, mi spiegavano che erano le stagnole, che fumano l'eroina su delle stagnole e poi si puliscono le dita. Ciao. Siamo a Genova. La conosci un po' il progetto? Scusate, è arrivato Nico Angiuli, che prima abbiamo parlato del nostro lavoro insieme a in Friuli perché ho presentato il mio lavoro sull'agricoltura cinese. Ora poi siamo passati al lavoro appunto ho fatto a Genova e attraverso questa conoscenza, questa relazione privilegiata che ho instaurato con queste signore un po' sciamane senegalesi, mi sono impadronito di alcune sostanze, cose che loro vendevano e le ho trasformate in poster. E quindi stavo spiegando le proprietà di queste sostanze, oggetti vegetali. Questi sono spazzolini da denti che uno si tiene sempre in bocca e. Queste invece sono i bouillé, si chiama, è senegalese, sono praticamente stanno dentro i semi del baobab e si fanno sciogliere nell'acqua e sono ipervitaminici. Quindi insomma mi sono concentrato su tutte queste forme su tutte queste pratiche di cura del corpo, proprio perché il luogo invece era segnato da una serie di pratiche legate all'autodistruzione, no? Che sono parte della cultura occidentale, poi a Genova in modo particolare, dagli anni, dai primi anni 70, no? Quindi siamo già a 40 anni di pratiche autodistruttive con bollettini da guerra. Ci sono tutte queste chiesine con i parroci in tutta quella zona di Genova e ti fanno l'elenco dei morti, si parla di decine e decine. In due strade dagli anni 70 a oggi. Ah, non ho detto, Intebrasse, infatti, il titolo è in realtà è un gioco di parole su un'espressione dialettale in genovese che si diffuse quando arrivò l'eroina e la droga in generale a Genova negli anni 70 e gli anziani che non capivano cosa succedeva dicevano se ciantano gli spinelli Intebrasse, si piantano gli spinelli nelle braccia. E chiaramente questa frase è considerata come una cosa grottesca e si usa per riderci sopra. Però togliendola, Intebrasse isolato invece ribalta un po', no? Il significato, e quasi sembra una specie di attitudine inclusiva tra le braccia, no? Non è più nelle braccia, ma è tra le braccia. Questo è giusto per spiegare il rapporto appunto che c'è con la droga, con l'autodistruzione, e invece con questo ribaltamento del significato attraverso pratiche di cura. Questa è una, non mi ricordo se si chiama Anguer, è una radice, è una corteccia sempre senegalese,
Queste sono noci di cola, che sono dei digestivi amarissime, piene di caffeina. Queste dopo pranzo sì, ti rimettono al mondo, una frittura di paranza. Ti mangi una di queste e ti rigenerano. E io sono diventato anche un utilizzatore. Sono. Sì. Questi sono, qui c'è anche quasi una componente artigianale, no? Sono sempre in realtà delle cose da mettere in infusione a freddo contro il raffreddore. Hanno tutte una loro collocazione. Poi le loro. Ci sono anche la piticola, che invece è considerata. C'è tutta una mitologia sulla piticola in tutta l'Africa subsahariana, che è considerata in Senegal un afrodisiaco. Anche in Nigeria è chiamata bitacola. Paradosso dell'eredità coloniale, no? La stessa cosa si chiama piti cola e bitta cola, piccola cola e cola amara. In realtà è un tipo di cola che è sia piccola che amara, però è divertente come il significante abbia, il rapporto della lingua coloniale abbia trasformato il significato del termine. E quindi ovviamente poi questi poster li abbiamo. Come, queste sono le ditate degli eroinomani. E tutta la zona lì è tutta. Se, eh? L'estetica della salute in quei poster che hai fatto e poi invece Sì. la controestetica di quello che invece ti fa male. Era giocato infatti su quell'aspetto lì, sì. Infatti sono stati messi anche volutamente vicino a questo, già, questa forma di rappresentazione informale, questo action painting. Fa impressione perché sono anche beh, cioè se non lo sai pensi che sia uno che si è messo a fare un artista, magari un street artist particolarmente creativo, innovativo. Qui con i ragazzi di Shan li ho trasformati in sovversivi attacchinatori notturni. Questa è Nana Menta. Questa è prima e dopo l'attacchinaggio. Mi piace come si arricchisce di elementi. Qui questo aspetto l'ho enfatizzato nella fotografia. E qui era un po' perché poi c'è. Parallelamente all'attacchinaggio c'era anche un evento che coinvolgeva invece tutte queste comunità per vedere che si riusciva a fare. Perché, avevo spiegato all'inizio, c'era tutto un odio incrociato tra le transessuali e alcuni della comunità marocchina che sono molto religiosi e quindi, non, siccome c'è una moschea, non vogliono le transessuali. Le transessuali sono sospettose nei confronti dell'Islam. Poi ci sono gli eroinomani che tutti li odiano, eccetera, eccetera. Quindi c'è una piazza, che è una piazza che non ha un nome lì, perché è semplicemente il frutto dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Era crollato questo edificio e non l'hanno mai ricostruito. È rimasta la piazza senza nome. Poi l'hanno chiamata le transessuali, che hanno anche un'attività interessante, quasi di attivismo, l'avevano ribattezzata con un nome che non mi ricordo, Piazza Princesa, una cosa del genere. Dell'album, quello che ho fatto con Fossati, l'ultimo, c'era Princesa, ed è riferito proprio a lui in quelle strade. E quindi loro avevano fatto una finta targa di marmo e l'avevano messa lì. Tanto una delle mie prime ipotesi di intervento era fare la targa di marmo vera e tentare anche di ufficializzare il nome lavorando con il comune, però non c'era tempo. Questo lavoro si caratterizza per essere una specie di. Per me è stato un po' un cubo magico da risolvere in tempi abbastanza veloci. Quindi alla fine questo è stato. Quindi cosa ho fatto? Ho comprato tutte queste sostanze che includevano anche burro di karité, tutto quello che aveva a che fare con la
la cura del corpo. Quindi è anche dei buoni per andare da farsi i capelli dal barbiere marocchino. Tre buoni perché se, quello è un luogo dove te non entrerai mai, se no, non ci andrai mai a farti i capelli lì perché cioè, non... No, no, li abbiamo fatti noi. Poi siamo andati a Marocchino, gli sono dati 30 euro e lui ci ha, gli abbiamo detto. Però uno l'ha vinto il curatore, che era Stefano Taccone, che si era tagliato i capelli lì il giorno prima, quindi se l'è tenuto come ricordo. Un altro se l'è tenuto, cioè non credo ci siano andati. L'unico alla fine è stato Stefano che è stato bravo, è andato lì. Sai, gli italiani siamo abbastanza... Sulle cose estetiche siamo tutti, no? Lì, bzz, era abbastanza spartana la cosa. Però era un po' un attraversamento, era un invito ad attraversare questo confine. Perché proprio noi siamo stati benissimo, quando siamo stati lì ci hanno trattato come, cioè il servizio tè, no? Incluso, mentre aspetti ti danno il tè. Ti raccontano un sacco di cose, cioè sono state un paio d'ore piacevoli mentre aspettavamo, poi lui si è tagliato i capelli. Quindi era un po' un invito a superare questa barriera invisibile. Poi appunto le noci di cola e tutte le altre cose imbustate, tipo droghe. Devo sbrigarmi perché voglio passare a quello successivo. Queste sono delle radici ecuadoriane, Cina, Ecuador, Nigeria. Menta, assenzio. L'assenzio che per noi è associato alla debocia, il maledettismo, non so, Modigliani, parigini che muoiono di tisi. E invece nella cultura araba l'assenzio scalda l'organismo. Viene messo nel tè d'inverno, mentre d'estate viene messa la menta, d'inverno viene messo l'assenzio. Quindi anche c'è un ribaltamento completo del significato. E qui c'è un momento di saliente. E facevamo una specie di, come si chiama? Numerini, il numero 5, fortunatissimo vincitore di, sembrava erba, ma non era, era tipo una robandina contro il raffreddore. E lì la cosa divertente è che c'erano un po' tutti, c'erano, poi c'era questo elemento dell'afrodisiaco che era molto appealing, tutti volevano la bacca afrodisiaca, segretamente, più o meno, e il burro di karité. Quindi c'erano le ragazze genovesi che volevano il burro di karité perché certe paccate di burro di karité puro che in farmacia te lo paghi 100 euro lì la vuoi comprare. Sì, nel corso di due residenze, la prima di familiarizzazione, la seconda proprio di sfrenato shopping informale. E alla fine avevo sviluppato una specie di radar, per cui entravo tipo in una pizzeria gestita dai bengalesi e dopo 2 minuti avevo, cioè loro li convincevo a darmi qualcosa e tutti avevano qualcosa nascosto da qualche parte. E questa, per esempio, dei bengalesi era una polverina nera che bisognava sniffare per far passare il raffreddore. Fantastico. E sono riuscito a... Ora questa foto sembra volemose bene, in realtà mi piaceva finirla con questo elemento conflittuale. Perché avete visto la foto prima? Ero con un signore senegalese che mi ha coadiuvato di sua spontanea volontà. Però io per tutto il tempo avevo sviluppato questo progetto con Abdul, che invece poi si è all'ultimo momento ha avuto una diatriba teologica con il curatore sulla virginità della Madonna, credo, se non sbaglio, che è tutta registrata su audio. E alla fine si è arrabbiato, non so. E poi perché gli è sembrata una cosa che... Perché lui all'inizio la vedeva come una cosa contro la droga e contro l'alcol. Poi ha visto... E quindi gli piaceva il progetto, perché c'era questo elemento salutista in qualche modo. Però poi non gli è tornato, a un certo punto. Non gli, non... Poi era venerdì e lui era in uno stato d'animo molto religioso, quindi... Però alla fine è venuto lo stesso a salutare. Ha rischiato di mandare tutto all'aria, non presentandosi, però io comunque avevo... perché non era... No, sono state una serie di fatti... Ah, poi che lui voleva che noi andassimo in moschea con lui. E io dovevo preparare l'installazione, mi facevo andare in moschea. E quindi sta cosa l'ha un po'...
certo punto Appeso è andato via. Però poi è tornato, comunque cioè, si è ristabilita una... D'altronde, vabbè, cioè nel senso... Non è che se no sembra che è una macchia d'olio di buonismo che è tutto... Per... No, invece ci sono stati anche dei momenti... scusate. Vi faccio magari vedere il video che dura poco. Questa è una documentazione che era stata messa su YouTube da un giornalista che io sono riuscito un po' a rieditare, a aggiungere i sottotitoli, insomma l'ho un po' rimaneggiata. Questa è proprio la documentazione dell'evento. Queste cose qui davanti a me sono state raccolte durante una residenza di una decina di giorni qui nel ghetto, nelle zone limitrofe. E le ho tutte prese, sono tutte spezie, erbe che fanno parte del background tradizionale delle varie comunità di immigrati e sono state tutte raccolte attraverso una relazione personale che ho stabilito con alcune persone. Quindi non sono passato attraverso negozi di spezie, niente di tutto questo. È difficile accedere a questo tipo di, come si potrebbe definire, sostanze, perché cioè, sono sempre molto rivolte all'interno della comunità. Quindi non sono, non le trovi nei negozi, okay. Sono in qualche modo parte di una continuità che viene mantenuta con il paese d'origine. La mia idea era di contrapporre queste pratiche di attenzione e di cura per il corpo alle pratiche autolesive che qui nella zona del ghetto, come sappiamo, consistono nell'uso e nello spaccio di droghe pesanti. E quindi da qui l'idea di organizzare uno spaccio di sostanze benefiche che appunto provengono dai background tradizionali delle varie comunità di immigrati. Questo è l'assenzio che nel nostro immaginario è associato alla debosha, mentre nella cultura araba è associato al calore, ciao, del sangue, perché aumenta il calore del sangue, aumenta l'appetito, insomma, è salutare. Queste sono le piticola, che sono delle noci di kola, note per il loro potere energizzante e afrodisiaco. Questo è il frutto del baobab essiccato. Quasi tutte queste erbe hanno la caratteristica di potenziare la vitalità, purificare, guarire. Alcune sono proprio erbe mediche, tipo questa serve per il raffreddore, sempre senegalese. Questa è del Bangladesh, questa serve per il raffreddore, se mangia un pizzico. Queste sono delle radici, queste sono sempre curative, sono del Senegal. Molte poi di queste erbe viene fuori che sono in qualche modo collegate a una condizione di difficoltà e di appunto tutte quelle energizzanti in qualche modo vengono anche utilizzate in contesti difficili in cui si mangia poco. Anche la piticola, che è anche un afrodisiaco, però è anche utile perché fa passare la fame. E dove la scarichiamo? Ciao, Siccome come c'è una va? memoria qua e... La mia Beh. Vediamo chi è fortunatissimo numero 7. Miguel, contro il raffreddore. La metti a bollire con l'acqua calda, se ti piace dolce ti metti un po' di zucchero e la bevi di caldo. Di carité, 100%. Vieni dal Senegal questo. Pare anche un'esperienza interessante perché poi sono molto simpatici, sono molto cordiali, ospitali e quindi questo è un buon omaggio già pagato per un taglio di capelli da Abdul, che è qua dietro, è il parrucchiere subito qui a destra. Chi vince questo va a farsi i capelli gratis. Sì. 49, cola, noce di cola. Questa si mangia, ci diceva. Dopo un pasto si mangia un pezzettino, aiuta a digerire, è un tira su.
comunità. Questo si mangia in comunità, di solito di noi si taglia a pezzi e si offre su un piatto, dopo mangiato come digestivo. Sì, piccola, è un po' diverso, è dello stesso genere però un po' diverso, è più piccolo, è aspro, non è amaro come l'altro, è un prodotto un po' speciale, molto buono, curativo e... e sveglia anche più della cola, quindi... Abbiamo capito che insomma questo contiene delle sostanze che hanno un potere, possiamo dire, afrodisiaco. Allora... Però vabbè, l'abbiamo buttata in... Però l'elemento afrodisiaco, alla fine, se ci si pensa, non è così casuale. Cioè, alla fine, l'eros è proprio un elemento aggregativo, no? Rispetto all'elemento disgregativo. Quindi era proprio il motivo per cui la gente rimaneva così a lungo lì al freddo e tutto, è che c'era questa piticola. Tutti volevano questa e il burro di karité. E l'ho portata come pensierino. Se abbiamo fame a un certo punto, chiaramente poi cioè, probabilmente sono mitologie, comunque ha un valore abbastanza diffuso nelle culture senegalese e nigeriane. Allora, io direi adesso questa di Tebras era un po', mi piaceva così raccontare un progetto sviluppato alla fine in condizioni di spazio temporali abbastanza complesse. Allora, challenging. Harta e Tesarit, la mappa del tesoro. Quindi c'è anche Nico che ha assistito alle fasi. Ci siamo incontrati appunto a Tirana mentre io ero in residenza per questo progetto. Questo è un progetto abbastanza complesso. Ho cercato di sintetizzarlo in questo PowerPoint. Ma che aggiungi? Scusate, ho sbagliato. Ho aggiunto a nulla. Allora, qui si parte sempre, diciamo, cerco sempre un po' di intersecare la dimensione personale, privata, autobiografica, con eventi storici, in senso proprio. Va bene l'audio? Sì. No, perché sia un po'... Allora, in questo caso io ho trovato questa mappa in casa, una mappa del 39, quindi quando l'Albania, mappa dell'Albania, sotto occupazione italiana. Mi interessa molto l'argomento del colonialismo italiano, perché per vari motivi anche familiari, tra cui il fatto che mia madre è nata a Tripoli, e quindi sto un po' lavorando a 360 gradi su da anni, raccogliendo, studiando, e questa è stata la prima volta che in qualche modo l'ho attivato come dentro una progettualità di tipo artistico. E la mia, diciamo, questa mappa aveva questi punti segnati che in qualche modo rappresentano un po' degli enigmi per me, perché non in qualche modo sono un po' una metafora di quello che noi abbiamo fatto a livello di coscienza nazionale riguardo al passato coloniale. Abbiamo rimosso tutta la faccenda, no? L'abbiamo negata in qualche modo, non sappiamo molto del passato coloniale. In questo modo questi pallini qui sono un po' dei vuoti, no? Degli enigmi. Chissà che ha fatto il nonno lì, ma poi era il nonno? O era il nonno paterno? O era lo zio Ciuzzo, che so che era andato, che invece è quello siciliano, che era stato anche lui in Albania come medico. Oppure lo zio Umberto, che anche lui è agrigentino, che poi era andato a El Alamein come carrista, e si era salvato mettendo lo zucchero nel motore, insieme alla benzina aveva fuso il motore e non era stato mitragliato dagli inglesi. Perché in questa cartina, ora non c'ho qui l'immagine, ma c'è la cartina grande e poi c'è una cartina piccola dove c'è una linea che collega il Durazzo, il porto di Durazzo, alla città vicina a Tobruk e quindi poi in Egitto.
quindi addirittura non so neanche a che appartenesse questa mappa, quindi è proprio, era tutto un enigma questa mappa. Me la guardavo e pativo e dicevo, sentivo la necessità di riempire questo vuoto, e alla fine ho deciso che l'unico modo era andare in questi posti, cioè il mio corpo portarlo in questi luoghi, senza nessuno scopo in realtà, è un'occasione, come una specie per ripercorrere quei alla fine la mappa, già di per sé una mappa serve a controllare, a vedere dall'alto, a controllare un territorio. Poi questi punti segnati sono tutti snodi al tempo importanti, e quindi sono un ulteriore elemento di controllo sul territorio. Quindi la mia idea era invece di perdermi in qualche modo, ripercorrere questi sentieri bellici di controllo, di sopraffazione, però mettendomi a disposizione in qualche modo, in balia, mettendomi in balia delle persone che incontravo, quindi molto strano, come diciamo un punto di vista antropologico questo è abbastanza estremo, non so se potrebbe essere accettato, il fatto di andare 2 ore a Rogojine, non so se sarebbe interessante avere un antropologo qui per chiederglielo, un antropologo proprio che fa quello come prima attività. Alcune esperienze sono state abbastanza spaesanti, appunto arrivare a Rogojine è stata quella forse più, una città che un tempo era un crocevia importante, oggi per vari motivi legati al fatto che sono state costruite le autostrade è rimasta tagliata fuori, come Rogojine anche Javzotaj, che anche pochi albanesi conoscono in realtà, tutti i luoghi che sono stati bypassati dalla modernità. E dove ti trovi veramente in una situazione di spaesamento, perché tra l'altro non sei atteso, non sei completamente decontestualizzato, misplaced, forse la condizione Anna di misplaced appunto, fuori luogo ma in modo... E alla fine l'elemento che interessante, che io parlavo sempre italiano però con tutti, e c'era una conoscenza da parte delle persone della cultura italiana enorme e diffuso. Cioè è l'unico caso in cui uno va all'estero e sta 2 mesi senza neanche sapere 5 parole di quella lingua, comunicando continuamente con tutti invece, perché tutti parlano italiano. Parlano italiano perché hanno visto la televisione italiana. E hanno visto la televisione italiana perché negli anni... Da quando c'era il comunismo, dagli anni 70, le prime antenne, le prime televisioni mi sembra, e poi soprattutto negli anni 80, hanno iniziato a costruirsi delle antenne fatte in casa, quindi illegale al tempo, rischiavano addirittura deportazioni, prigione, però tutti avevano l'antenna illegale per vedere Rai 1, Rai 2 e poi ahimè Mediaset. Però se si pensa, cioè, c'erano anche cose interessanti probabilmente negli anni 70 nella televisione italiana, e comunque secondo me questa cosa qui, al di là poi dei contenuti che sono arrivati, che negli anni 90 si è abbassata drammaticamente la qualità della televisione italiana, però secondo me già questa antenna era una specie di anelito alla relazione, no? Alla comunicazione. Poi si è creato questo paradosso, appunto, che noi avevamo colonizzato questo paese, poi abbiamo perso la guerra, ci siamo ritirati e abbiamo rimosso la questione perché è diventato un paese comunista e quindi era una specie di macchia bianca sulla mappa, e quindi dall'altra parte invece c'era una moltitudine che ci osservava, in qualche modo desiderava questo stile di vita, imparava la lingua, proiettava desideri, quindi c'è stato una specie di flusso a una direzione sola attraverso queste antenne. Poi vediamo come ho cercato di giocare con questo flusso a una direzione, che poi è il flusso che poi è diventato il flusso migratorio, no? Il Vlora, cioè alla fine questa me l'ha disegnata il cugino di Adrian Paci a scooter, e questa è fatta con una ruota di bicicletta Zef, bellissimo, quel più bello l'ho messo per primo. Questi sono tutti i modelli, quella con la ruota, questo è col coperchio, qui c'è un fil di ferro, qui mi hanno proprio spiegato come le onde televisive entrano dentro la... perché sono disegni che io facevo anche con una finalità, poi vedremo, tecnica. Volevo capire come funzionava, perché... Non svegliamo troppo.
E quindi mi sono cercato anche di capire come è fatto il filo dell'antenna, ci sono questi due strati uno dentro l'altro. In ogni posto dove andavo raccoglievo versioni diverse, cioè tipo ricette regionali. So questa a Fier. Con un filo che entra e esce. Con anche le indicazioni, le distanze, perché non è facile, sembra facile. Questa invece è Tirana. Questo era nascosto, questa era fatta con le canace, con le lattine. Quindi questa è degli anni 90, perché durante il comunismo non c'erano le lattine, quindi è una versione successiva. Questo era messo dentro lo stand di panni. Qui mi hanno spiegato come funziona l'importanza della superficie concava. Questo è il modello base. Sì. A farla. Sì. E poi mi affascinava questa creatività applicata all'antenna, diciamo, questa prova dell'inventività umana in una situazione in cui loro erano veramente compressi, chiusi dentro una cultura esterofobica, no? Quando c'era Enver Hoxha, l'Albania era totalmente isolata, specialmente dopo la rottura con la Russia prima, con la Cina dopo. Dopo la rottura con la Cina l'Albania è rimasta totalmente isolata. Questa è una scutarina. No, poi è divertente perché sembrano quasi piatti regionali, no? Acquisisce questa caratteristica. Che poi alla fine è un paradosso, perché dall'altra parte c'era il mainstream della televisione italiana, quindi anche un flusso omologante per certi aspetti. Però il modo in cui loro accedevano a questo mainstream contraddiceva in qualche modo il mainstream stesso. Questa era una forchetta piegata infilata dentro. Qui evidentemente arrivava un'onda molto forte elettromagnetica e quindi bastava una forchetta. E vabbè, ci sono poi tanti aneddoti, ora non abbiamo tempo di raccontare, ma era questa forchetta ogni tanto veniva rimessa a tavola, però aveva il dentino. Questa è di Andri Dani, un artista albanese di scooter che vive a Tirana, molto bravo, e questo è un suo disegno. E lui mi raccontava che era grande maleducazione quando venivano gli ospiti dargli la forchetta, comunque si guardava la televisione, era un segno di grande maleducazione. Questo sempre ibrido, canace e quelle lattine, perché poi c'erano tutte le versioni creative che accumulavano diversi dispositivi per potenziare il segnale. Avere ossessione era queste le antenne. Questa è tiranese al massimo. Qui c'è anche la montagna d'Haiti sopra Tirana, c'è tutto, dove c'era il ripetitore e poi c'era il disturbatore. C'era il ripetitore per vedere la televisione albanese e il disturbatore che veniva mandato quando c'erano le cose, i programmi Rai italiani, che serviva a disturbare il segnale, però faceva cadere gli aerei anche, quindi non funzionava sto disturbatore, hanno dovuto toglierlo. E questo invece c'è ora, è il Dreambox, che non so se esiste davvero, no? Viene dal Kosovo, c'è questa aura un po' di questo oggetto miracoloso che non si sa perché viene dal Kosovo, che sarebbe una specie di aggeggio per vedere Rai, Mediaset, la serie, insomma c'è tutto. Questo me l'ha spiegato uno che era abbastanza confuso, non l'ho capito, ma mi piaceva perché era proprio magico, era questo luogo, questa scatolina dove potevi vedere tutta la televisione del mondo. È una roba di adesso, però ce l'ho messa lo stesso. Alla fine, qui addirittura mi spiegavano come tagliare, cioè roba di artigianato e ingegneria allo stesso tempo, di un certo livello. Qui come tagliare il coperchio di alluminio e poi, insomma, questa è la più paradossale forse, era questa antenna con un filo, con una forchetta, un cucchiaino, che a turno si mettevano in bocca, usando il corpo come un condensatore, come un amplificatore. Il corpo umano è acqua, quindi attira le onde, no? E quindi su tutte queste scene che i bambini venivano costretti a tenere questo cucchiaino ciucciato magari dalla nonna, che è un po' schifoso per tutti. E insomma, dovevano farlo.
Poi tutto questo in un clima di angoscia, comunque, di paura, di pericolo, di una sfida al potere. Peccato che d'altra parte c'era la televisione italiana. È stato forse un dramma per l'Albania questo. Se ci fosse stata forse una televisione... Chissà come poi il decadimento della televisione italiana ha anche determinato certe... Ma qui lo lasciamo davvero all'antropologo. Qui mi spiegano, le onde sono legate al territorio, alla morfologia, al clima. No, c'è tutta una dimensione variabile legata alle abilità manuali, alle tradizioni familiari, al tipo di conformazione, morfologia. Cioè è paradossale, no? Dall'altra parte c'era la Rai, Sanremo, e da quest'altra parte c'era tutto un mondo di invenzioni, di adattamenti. Ecco, poi qui... Sì, anche quelli che il calcio della domenica, che lo guardavano quelli che mettevano le schedine illegali a quell'epoca. Ma io conosco le persone, i personaggi, sì. Sì, dall'85 in poi c'era un gruppo di 200 persone a Tirana, tutti sapevano che erano quelli, e che organizzavano le schedine così, a volte anche per gioco con i fagiolini. Chi vinceva prendeva dei fagiolini. Tipo 200 fagiolini. Quindi giocavano e ascoltavano la radio, cioè, e giocavano non con le partite albanesi, ma con quelle italiane. Con quelle italiane, con la radio così nell'orecchio, ascoltare i risultati. E poi sì, si vedeva quelli che il calcio, si aspettava, cioè, tutti che aspettavano la domenica. Canzonissima. 72-74. Sì, con la canzonissima era che tipo in Tirana avevano la TV magari 100 persone e altre 100 che andavano nelle case di questi 100 per vedere la canzonissima. Tipo uno che aveva la TV ospitava 50 persone per vedere la canzonissima. Ma io non l'ho mai vista. Cosa? Io non l'ho mai vista. Eh beh, qui sono a memoria tutti. Ma quella è l'ovest, sì. Per noi. Quella è il... Sì. Quella è la cultura. La cultura. Guarda, dipende dal punto di vista. Magari voi aspiravate all'Inghilterra o in America o non so. Qui si aspirava all'Italia, quello era il punto di riferimento. Qui non è la Rai, per esempio, era il massimo, dai. Il massimo, tutte le ragazze che si vestevano con Ambra Angiolini, ma uguale. Ma uguale. Hai mai visto una stazione brasiliana? Per i bambini? So le tette da tutte le parti. Non credo. È una cultura per i brasiliani, è una cultura per gli italiani. Anche per i mediterranei, no? Vai a vedere in Grecia che fanno. Guarda, pensa a te aver vissuto per, diciamo, non dico 50 anni, ma anche 20 anni, a vedere le donne tutti i giorni con i pantaloni che no, neanche... Devi capire perché Albania aveva una cultura totalmente sexually repressed, sì, no. Ripressata, si dice, no? Soppressata. Repressa sessualmente. Sì. Quindi... Noi guardavamo questi commerciali per Bilboa, che cazzo è? C'era la donna... La ragazza topless di Bilboa, sì. La ragazza topless. E i nostri genitori, sì, cambiavano il canale. Stazione, sì. Perché era... Pornografia! Ma quell'epoca era troppo, dai. Però la liberazione sessuale era una roba un pochino più complessa, c'era stata negli anni 60, il 68, il film. Dove? Qui è arrivata con la ragazza della Bilboa in topless. Per noi la ragazza di Bilboa era il massimo. Che ma c'era Bilbao. Bilbao la capitale. No, Bilboa.
La Bilboa, sì. È Bilboa o Bilbao? Non Bilboa. La Bilboa, Bilboa. Sapete meglio voi. Dunque, ne è. Mi ricordo del tetto, è come sì, ragazza. Che di solito andava in onda, come che si chiamava? Come si chiamava, cioè, quel programma con musica il martedì sera? Festival Bar. Nel Festival Bar c'era sempre questa commercial. Si cambiava canale, cioè i genitori guardavano le canzoni. Negli anni 80 mi ricordo i Giochi Senza Frontiere. Sì, i Giochi Senza Frontiere. Sì. Ma è il massimo proprio. Ma noi. Fichissimo. Luna Bar. Luna Bar. Sì, Luna Bar. Sì. Ma i Giochi Senza Frontiere era wow. Per noi era wow. Sì, che facevano cose stupide, si buttavano ma era divertimento. Era divertimento, dai. Perché noi non facevamo molte per noi cose era il massimo della fantasia proprio. La fantasia umana. Oh, ma no, ti spiavano i tuoi conquilini. Quindi anche quando tu vedevi la TV dovevi abbassare il volume della TV. Le cuffie non esistevano, quindi a quell'epoca, quindi dovevi abbassare il volume, la TV stava in faccia. Perché i tuoi conquilini poi ti ascoltavano e loro ti spiavano. Oppure usavano una, non so, una inca. Arion, sit on incas. Imbuto, sì. Tu eri al tuo palazzo, no? E nella tua stanza a vedere la TV. Dal piano di sopra uno abbassava questa cosa, l'imbuto con la corda che lo usava per ascoltare cosa ascoltavi te, lo metteva nel suo orecchio, poi abbassava così dal finestrino e poi andava a spiarti. Lo pagavano? Ma sì, che lo pagavano. No, ma anche in the election. Sì, c'erano per denunciare, sì, per denunciare ti pagavano 90 lek a quell'epoca, sì. C'erano i 40 lek, i 70 lek, i 90 lek. Le spiate. Dipendeva dalla spiata. Le trasmissioni iniziavano alle 6 per terminare, io mi ricordo a mezzanotte, ma forse anche prima, anche verso le 11, alle 10. C'era un programma settimanale, per cui il lunedì c'era il film, il martedì il documentario, il mercoledì musica e... Boh, poi non mi ricordo, però tutte le settimane era così, quindi uno lo sapeva. Era il sabato. Che cartoni avevate? Dei albanesi, e poi c'erano quelli di jugoslavi, no? Dalle 6, dalle 5 alle 6 e mezza. Dobrovece. Dobrovece, sì, ma vi ricordate? Per quelli da vedere in clandestinità, perché ovviamente le trasmissioni ufficialmente iniziavano alle 6. Tutto quello che si beccava prima delle 6 era... soltanto alcune, appunto, inventandosi queste antenne, poi riuscivano a beccare il segnale e guardare qualcos'altro, che poteva essere Rai 1, poteva essere questo Jugoslav 1 o 2, però non era parte dell'emittente albanese. Sì. E se vi beccavano a ascoltare Dobrovece? Cosa succedeva, no? Massimo si andava in prigione, cioè il massimo. Sì, cose piccole, insomma. Niente. Qualche condanna. Cioè, deportazione, esatto. Rimanevi là per... iniziava da 2 anni in prigione, poi non lo so cosa succedeva là, ma uscivano dopo 20 anni. Poi ti mettono in galera per una cosa, poi tu dici un'altra cosa lì dentro e ti danno una condanna dopo l'altra, quindi non esci più, insomma. Poi per la musica, perché si beccava il segnale radio, per cui sentiva la radio italiana, non si doveva sentire la musica italiana, sono state condannate delle persone per questo motivo. Era abbastanza comune. O perché hanno fatto una musica simile a quella italiana o quella jazz e il resto. Cioè, è stato anni 70, 71 mi pare, che
in molti sono stati condannati per aver fatto una musica simile a quella occidentale. Occidentale. Non solo italiano, occidentale in genere. Tra blues, jazz e queste così. Di abbinarla a questa immagine dove si vede, no? L'Albania è dello stesso colore dell'Italia. E poi c'è un intenso flusso tra Bari, bar, che prima si chiamava Antibari, là di fronte a Bari, immagino. E quindi c'è tutto questo flusso in questo mare interno italiano, no? In questa rappresentazione. E poi c'è la linea giù che va verso l'Africa, verso le grandi sconfitte epiche della Seconda Guerra Mondiale, tipiche delle nostre avventure militari, no? La storia italiana è costellata di sconfitte epiche, Caporetto e l'Alamein e altri minori. Ecco, appunto, da qui questa immagine è il ponte per passare fino a me. Qui siamo a Bari, siamo qui in quel vialetto alberato qua dietro, vicinissimo, dove c'è questo bar gestito da albanesi ormai più o meno... Fede Rossi. E qui con loro abbiamo iniziato. Qui, aspetta, contestualizziamo. Vuoi te dire due parole su. Quest'estate abbiamo realizzato questo progetto che si chiama Radio Materiality, deve essere, che partiva da un invito di un'istituzione polacca che si chiama VISPA, a realizzare un progetto di, diciamo, partenariato, cooperazione con le istituzioni europee intorno all'idea della materialità. E siccome tutto ciò che Vessel fa fondamentalmente è basato sull'immaterialità, cioè sulla relazione, sul dialogo, non produciamo nulla di oggettuale, insomma, abbiamo deciso di lavorare, di giocare con quest'idea della materialità attraverso un mezzo immateriale come quello radiofonico. Per cui abbiamo invitato una serie di artisti a fare ricerca e relazionarsi con il contesto pugliese e varese in particolare, chiedendo loro di creare delle narrazioni alternative rispetto a quelle, diciamo, comunemente condivise, rispetto a quelle, diciamo, egemoniche, in maniera partecipativa, quindi lavorando con comunità e gruppi di persone ben definiti, e poi eventualmente questo processo sarebbe stato e si sta traducendo in materiale, in podcast, in materiale radiofonico, audio. E quindi Leone era appunto uno degli artisti invitati a realizzare un breve periodo di residenza a Bari per studiare il territorio. Noi eravamo già consapevoli del fatto che Leone stesse appunto portando avanti tutta questa ricerca in Albania, e ci interessava appunto creare questo senso di reciprocità fra Bari e l'Albania utilizzando Leone come ponte. Per me è stato interessante perché ero nella residenza al Tirana Art Lab in Albania, e questa cosa di Bari è stata una subresidenza che per me è stata molto interessante perché mi ha permesso questo ponte Tirana Art Lab Vessel Micro Gallery, perché poi c'era anche la realtà di Stefano là con cui avevo lavorato. Beh, diciamo questa residenza nella residenza mi ha permesso, vedremo poi dopo, di uscire un po' dall'impasse dell'artista tra virgolette neocoloniale che partendo con ottime intenzioni poi finisce per arrivare in un posto, star lì 2 mesi e dire bene, ora vi spiego chi siete, tipo, no? e vi rappresento, no? E quello è... io non c'era, cioè ero veramente in crisi quando ero a Tirana perché avevo tutto sto materiale così, però alla fine non sapevo proprio come giustificare in qualche modo. Sì, va bene, c'era la mia azione performativa che riguardava più me che altro, che era questo mio viaggiare in dei furgoncini stipati di gente in questi paesini assurdi, che però è importante per me questa cosa, però non sapevo come cosa restituire poi nel momento finale, quando fine la residenza te devi rappresentare qualcosa, devi condividere questa rappresentazione, no?
E quindi questi 4 giorni intensissimi a Bari sono stati veramente, no, più di 4, una settimana intensissima, perché sono stati un po' cruciali, decisivi per risolvere questa aporia, no? Queste sono un po' le cose di cui avevamo parlato ieri, diciamo. Vabbè, qui quindi con migranti albanesi abbastanza italianizzati, abbiamo un po' riattivato i loro ricordi. Questo signore l'aveva fatta lui, e quindi mi aiutava anche a costruire quest'antenna con le canace. Poi qui siamo che cerchia. Sì. E qui proprio inutilmente, cioè invano. Qui addirittura abbiamo provato a collegare l'antenna alla ringhiera di alluminio per vedere se si creava, niente, erano troppi edifici intorno. Allora ci spostiamo sul Ciringhito, luogo mitologico, e lì con l'aiuto di varie figure, non più albanesi, ma anche ex carcerati baresi, anche loro avevano questo know-how dell'antenna. Quindi ora ci sarà un audio in barese. E quindi è interessante, perché è sempre un modo per uscire da una forma di costrizione. Qui ero al Ciringhito, tutti mi guardavano come pazzo proprio, perché siamo stati 3 giorni a fallire, un fallimento dietro l'altro. Vamos vender, let's go. Come chiama? Vamos. Vediamo che. Mettiamo che è l'alluminio, pu, l'alluminio. Come chiama? La carta stagnola. Vediamo un film. Mettiamo la carta stagnola. Chi è su l'alluminio? Chi è sulla rete? Dipende. Che se dopo la rete? Questa qua la rete. Mettiamo un film. La direzione. Vediamo pure il canale. Tele 9 là su. Ma ve lo lasciavano fare? Le guardie ve lo lasciavano fare? È perché non c'era la tecnologia di oggi, cioè magari come avviene la televisione, però non ci devono la possibilità di comprare un'antenna, no? Così entravano dentro e smantellavano tutto, devi fare rinnovo da capo, senti, non devi fare altro che devi prendere il filo dell'antenna, lo devi appiccicare qua vicino, fai il collegamento normale. Ma questo qui come lo usiamo? Questo devi fare un buco così qua, uno qua, perché sono due fili, no? Così qua, vai qua così, questo è il filo, quello di mezzo, okay. Solo quello di mezzo devi prendere, hai capito? Sì. Quindi uno devi qua... fare come il cavo dell'antenna, è che non so il polo positivo e il polo negativo, lo devi inventare, prova a destra, a sinistra, devi riuscire alla fine. La palazzina era alta, capito? Non è 20-30 metri bassa, c'è più, era alto, capito? E basso non lo so se riesce a prendere. Può essere alto? 30, il carcere di bar quanto può essere alto? 30-40 metri? Non lo so, appunto, il carcere di bar. Ma spiegatemi una cosa, ma adesso chi sta là, come la vede la televisione? Come? Cioè adesso hanno le parabole. L'antenna, cioè, no, parabole, no, l'antenna quella, il primo e secondo canale. Ma ora è tutto digitale terrestre, come fanno? Sì, digitale terrestre, quelle boltroni, il camoscio, funi pelle. Si becca ancora la Rai con l'antenna? Sì? Io penso di sì. Io dico di sì. Non abbiamo provato, però io penso di sì. Ma te le inventi le cose, te le inventi perché hai tempo da perdere. Non è che. Il mio, che si figura la rating? La tag la vuota. La rete, la faccio quella. La vuota, la tag ce la metto un po' vicino. Vabbè, è tutto così. Poi mi prendono un po' in giro perché fanno, ma è polo positivo e negativo? Ma quale negativo e negativo? Facevo il pedante, mimi. Però nulla, neanche con questi aiuti riuscivamo a fare niente. E alla fine era proprio, dice, vabbè, pure stavolta lavorerò sul fallimento, no? Invece poi succede il miracolo. Arriva Paci, questa ragazza albanese, che mai tanto che sta qui lei, che sta vicino a Bari, non sta a Bari, ha fondato un'associazione, l'Onda Perfetta. Che l'Onda Perfetta era l'onda, conoscete? Era un po' l'onda del, perché suo papà voleva sempre venire in Italia, e ogni volta partiva da casa, andava a Durazzo, e non beccava mai l'onda, tra virgolette, giusta per partire, non trovava mai, diciamo, il passaggio.
E alla fine ha beccato l'onda perfetta e è arrivato in Italia. E quindi lei ha chiamato l'associazione Onda Perfetta, perché poi sono andati anche loro a trovare, insomma, si sono fatto ricongiungimento familiare. Ora vivono tutti a Bari. Lei ha fatto questa associazione italo-albanese, poi lavorano anche con immigrati sikh, induisti, sikh, non so da dove siano, di dove siano esattamente, subcontinente indiano. Fanno un sacco di attività coinvolgendo la comunità albanese e questa comunità sì, che è molto interessante, molto ibrida come, come vicenda. E lei è un po', è stata un po' una figura decisiva. Appena arrivata lei, il know-how riattivato, il suo ricordo d'infanzia praticamente, lei si è messa lì con questo televisore che, grazie a qui presente Rosa, siamo riusciti a recuperare, che però non dava nessun segnale, cioè io ero veramente depresso, e a un certo punto si è riattivata una qualche forma di conoscenza, di abilità, quasi artigianale, non so. E quindi alla fine magari vi faccio vedere il video, così condivido con voi e con i baresi questo, ti ricordi Anna? Questa specie di croce. Anche perché qui il tempo purtroppo... forse ne vediamo uno solo di video. E che dura 10 minuti. Questa è la documentazione di questo, dell'ultima fase di questo tormentato processo di tentativo di reciprocare lo sguardo e di invertire questo flusso unidirezionale di aspettative, desideri, aspirazioni, delusioni, perché poi gli albanesi sono arrivati qui, hanno scoperto che non era tutto rose e fiori. E quindi appunto ripercorrere in senso contrario i flussi. Blu Oltremare era il nome della spedizione italiana che conquistò l'Albania nel 39, tra l'altro. Quello centrale è questo. Ok. D'accordo? E deve entrare dentro. Quello centrale è la massa qui. Deve toccare una e due e più chiudere, che questo deve fare il contatto con questo, una, due e tre sono le antenne, d'accordo? Alla fine fa una cassetta di cui ha il primo polo, diciamo qui, e il secondo polo qui, d'accordo? Sì. È tutto unito, vedi, questo è collegato con questo, con questo, con questo, è chiusa le antenne, è giusto? Uno e due, di cui c'è una massa a terra e l'altro libero. Ora, se non fai questo circuito, non lo prenderai mai, uscirai pazzo. Niente? Ma come facevate? Uno girava l'antenna? Sì, uno girava l'antenna e l'altro stava attento alla televisione quando arrivava il segnale. Ci voleva un know-how, come si dice adesso, una competenza. Sì, la prossima volta chiamo mio padre. Ma questo lo facevate per captare la televisione italiana? Italiana, sì. Quindi la Rai? Sì, Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Mediaset. E Mediaset, sì. Ahimè. Che tu vedi la televisione, dici allora l'Italia è così. Esatto. Però poi arrivi in Italia e dici me, però non è la terra promessa, esatto, che tu immaginavi. Thank you.
Che lingua è? Come? Cosa? È un'isola extrageografica d'Italia comprata durante l'invasione coloniale, acquistata e ancora sotto contratto italiano fino al 2039. E quindi è il motivo per cui non hanno costruito, perché appartiene all'Italia. E quindi in qualche modo questa è un po' la risposta dal lato albanese all'antenna, cioè mentre da Bari abbiamo reciprocato questo sguardo sulle onde elettromagnetiche che planano sul mare azzurro, anzi blu, oltremare, qui invece c'è un movimento diverso, cioè si scava nella terra, si scava un po' nel tempo e si recuperano i resti, perché prima poi ho fatto una ricerca, c'era la fabbrica italiana di armi, poi quella comunista di armi, poi è stato tutto distrutto negli anni 90, e quindi questi carotaggi sono forme di archeologia involontaria dove cioè è un po' un parco di utopie fallite, no? Di stratificate lì sotto, mischiate tutte insieme, dove loro sono un po' dei involontariamente, inconsapevolmente, di fatto sono degli archeologi che però distruggono continuamente quello che scoprono. E da qui poi, tra l'altro, mi è nata l'idea di sviluppare un progetto con loro, che dovrebbe essere fare una specie di parco archeologico, una specie di Pompei delirante, dove invece degli affreschi chissà cosa verrà fuori dall'assoluto. E quindi si finisce, c'è un ultimo elemento, ora vi sto mostrando qui in ordine sparso quelli che poi saranno tutti, quando avrò tempo e voglia, presentati insieme in un contesto più strutturato, come una mostra, diciamo. E questi sono tanti elementi che non ho ancora deciso esattamente come organizzare, però questo è... vabbè, qui sono io che, a proposito di utopie, indico la via del futuro. Questa è autoironica, ovviamente. Cioè, questo è proprio l'artista per Foster, no? Cosa non deve fare l'artista? Questo volevo... peggio, perché gli spiego anche cosa devo fare, no? No, questa vabbè, era un gioco, ma l'ho portata proprio perché ieri abbiamo parlato tanto di questa, la postura dell'artista che si erge nella comunità e parla per la comunità, quindi era divertente nel contesto di questa lezione sdrammatizzare un po'. Ecco, questo è un piccolo episodio, però secondo me è... questo lo sviluppo, lo sto pensando come svilupparlo adesso, però a Tirana conosco questa ragazza che mi dice: sai che mia nonna vive oltre il confine in Montenegro e lei ha un ricordo tanto bello degli italiani, stava tanto bene quando c'erano gli italiani, io come, occupazione fascista, ma tra l'altro lei è analfabeta, però si ricorda ancora, gli italiani erano tanto buoni, avevano portato il latte, c'era scritto Italia su questi contenitori. E lei non sa scrivere, però sa scrivere Italia. E lei vive a Tuz, che è in Montenegro, oltre il confine, da Scutari si va a Tuz. Sì, che io parto con Andy, Dani e Drian Zeneli, artisti albanesi, partiamo, andiamo a Scutari, che è la loro città natale, quindi loro erano tutti felici, volevano mostrarmi Scutari, il castello. Scutari è una città meravigliosa, bellissima, se non che io dico: ma ragazzi, ma io devo andare, bisogna andare in Montenegro perché devo farmi scrivere Italia da questa signora, questa anziana. E loro proprio a malincuore mi hanno accompagnato in un viaggio allucinante, ci hanno fregato, ci hanno abbandonato sul confine, abbiamo messo tutto il giorno per arrivare in questo paesino sperduto in Montenegro. E la signora ha scritto, che mi hanno quasi odiato loro, e ha scritto questo: Italia era scritta così. E, però secondo me è una specie di strana collisione tra significante e significato, perché se lo guardi c'è un po' la scritta Italia, no? Qui
sembra un po' Italia. È proprio bello, è come un analfabeta può cercare di costruire un segno di scrittura, no? E di ripercorrere la forma. E poi c'è questo qui che invece è una lettera cirillica, che lei odiava invece, ha parlato tutto il tempo bene degli italiani e male dei serbi, anzi dicendo gli italiani li avevano salvati dall'armata jugoslava, dai partigiani serbi che li volevano ammazzare, avevano ammazzato lo zio, però poi loro sono stati in Jugoslavia fino a che non si è dissolta la Jugoslavia, ora sono in Montenegro. E lei non sa parlare lo slavo, parla solo albanese, ma insomma in questo ricordo è stato, mi ha affascinato come questa immagine dell'Italia ricordata attraverso i ricordi di lei bambina, attraverso tutte queste stratificazioni di memoria, di cancellazione, perché la memoria è inventiva, no? La mente umana non dimentica mai, il plasma in qualche modo. E quindi lei ha mischiato, evidentemente forse c'erano sia aiuti russi o dell'esercito jugoslavo, che c'erano sia cose italiane, e lei ha compattato tutto insieme. Mi piace questa scritta Italia con elementi alieni dentro, perché insomma proprio racconta tutta questa vicenda, no? Come anche la nostra, la parola Italia viene alienata, viene ibridata e in qualche modo incorpora elementi attraverso una memoria selettiva e inventiva che sono estranei. Però per lei questa era l'Italia, era il suo ricordo di ragazzina quindicenne salvata dai soldati italiani buoni che portavano il latte agli albanesi. E quindi... Ah, dici, eh? E poi questo è F in cirillico. Chissà che cosa, cioè non potremo mai sapere l'impasto di quest'unica parola che lei sa scrivere è qualcosa. Poi è bellino perché il giorno prima con Driant, lo conosci, eravamo stati a un seminario lacaniano a Tirana, che parlava proprio di uno psichiatra italiano invitato a Tirana per fare una lecture con gli studenti, e aveva parlato proprio di roba in qualche modo attinente, è un po' un finale lacaniano, secondo me, ci sta bene, vedrò come, perché in fondo mi interessa proprio indagare queste zone di margine dell'identità anche italiana stessa, diciamo, no? Come in questi luoghi di frontiera, di contatto, si alterano i significati. Bene, mi sa che... no, io ci starei ancora un altro po', però c'ho l'autobus per andare alla stazione. Ah, finale, vi ho portato un salume che ora vi regalerò. Questo è Shujuk, te lo conosci? È questo lo porta un mio amico conoscente rom, kosovaro, e lo fa delle spedizioni con un furgoncino, va in Kosovo ogni tot mesi e riporta in qua una serie di salumi kosovari. E questo io però non sono riuscito a comprarlo perché me l'ha regalato invece un albanese, kosovaro, di etnia albanese e non rom, che però l'ha preso da lui. Quindi è un misto di... è un dono che io non posso fare a meno di donare a mia volta. Questo l'ho portato... Ci fai firmare? Cosa? Cosa ci fai firmare? Firmare? In che senso? No, questo è... È buono. Sì, come ce lo spartiamo? Questo magari lo risolviamo a telecamera chiusa? Eh? Ok. Shujuk. Ah, shujuk è interessante perché vuol dire salsiccia in turco. E questa cosa, shujuk, c'è in Romania, c'è in Albania, c'è in Montenegro. Vuol dire cose leggermente diverse. Mi hanno detto nel sud che a fier, è invece un dolce. Comunque è tutto quello che ha... Non so se hai mai mangiato quelle specie di cilindri di succo di mela con le noci dentro, solide. Anche quello è shujuk. Quindi una specie di mediatore interculturale balcanico di matrice ottomana. E quindi adesso ve lo regalo e lo mangerete. Il dono come fatto sociale totale. Dobbiamo Sì, possiamo fare questa cosa
No, volevo. C'è tempo per cucinarlo, quindi ve lo dono. Possiamo. Allora salutiamo. Grazie Leone. Grazie a voi. È stato un bellissimo percorso quello che ci hai regalato. Un interessantissimo punto d'ingresso verso il mondo delle pratiche artistiche e sociali, inaspettato. E quindi grazie mille. Piacere. Come grazie si, a voi. Come si suol dire food for thought. Ecco. Grazie. Grazie, Leone.